Siamo qui con Falco, un primo tempo dove i last minutes non sono entrati in campo, una seconda parte però di primo tempo dove i last minutes sembrano aver aperto gli occhi e sì, giocano veramente molto bene, una partita molto bella 4-4. Sì, è vero, ci siamo svegliati sul 4-0, forse la pioggia ci ha sciacquato la faccia come ha detto Ciro e siamo riusciti a svegliarci, ma dobbiamo portare a casa quella che è una vittoria che noi speriamo di portare, perché comunque siamo arrivati terzi e non vogliamo fare la fine del River Plate. Va benissimo, bocca al lupo per i quarti. Possiamo chiudere il collegamento, non so, poi ciao ragazzi. Siamo qui nella finale di partita, semifinale, non è vero, quarti di finale, però approdano in semifinale i Gunners con il migliore in campo, MVP Lamagna, al quale consegniamo la medaglia, te la consegno dopo. E andiamo da Basile, bellissima partita del last minute persa sui calci rigore, partita con il score di 5-5, inizio di primo tempo proprio titubante, disastroso, in campo sembra esserci soltanto i Gunners, poi una seconda parte di primo tempo dove la pioggia, diciamo, vi ha svegliati, ha un po' addormentato loro con il risultato di parità, un secondo tempo molto equilibrato, il risultato del 5-5, la partita termina, si fa male anche Falco, calci rigore, una lotteria, siete stati più fortunati. Sì, sì, la partita penso è stata bellissima, due squadre forti che meritavano tutti e due di passare il turno, poi si sa, i calci di rigore comunque sono una lotteria, quindi purtroppo stavolta è andata male. Ci tenevamo perché comunque il torneo lo volevamo vincere, era nelle nostre corde, però purtroppo è andata così, non fa niente, sarà per la prossima. Secondo me quei primi 10 minuti sono stati anche loro in parte una causa di una partita che vi ha visto in salita. Sì, 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 i primi 10 minuti l'abbiamo persa la partita, c'è poco da dire. Però tutto sommato, se guardiamo il resto della prestazione, buon last minute, i calci rigore sono stati più bravi loro, più sfortunati. Senti, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Andiamola da Lamagna, al quale consegniamo la medaglia di migliore in campo. Puca sarà un po' nervoso perché sono migliore in campo, però a noi non interessa, nemmeno a Lamagna. un buon Gunners, soprattutto in quei primi 10 minuti, sì. Concentrati, determinati, forti lì davanti, poi un blackout, siete spenti, last minus padrone del campo, secondo tempo equilibrato come ho detto prima, però secondo me loro erano un po' più pericolosi, avete sprecato abbastanza le sottocorte. Ma diciamo che il fattore dominante questa giornata è stato il tempo, e paradossalmente noi abbiamo giocato meglio inizialmente quando grandinava e ci siamo caricati appunto, poi loro hanno preso un po' di fiducia facendo due gol e noi abbiamo calato un po' la guardia, però mo c'ho la fortuna aiuta gli audaci, in questo caso abbiamo vinto una lotteria anche diciamo meritata, diciamo, perché ce la siamo giocata in tutto e per tutto. Sì, diciamo che se avesse giocato quei 10 minuti tutta la partita sarebbe stato un altro risultato, un risultato che proprio per causa di quel blackout poteva costare la semifinale. Assolutamente sì. Io dedico questa mia partita e questa vittoria della squadra a due persone fondamentali che in questo periodo mi stanno aiutando. Una è la mia amica Claudia, uno è il mio cugino Mario e dedico questa prestazione a loro. Va benissimo, in bocca al lupo per la semifinale. Ciao ragazzi.